Beppe Severnini, a proposito di cinesi, in attesa di ripristinare l'audio, tu hai appena pubblicato Internos con Solferino e te lo chiedo perché siccome l'Inter è la tua squadra del cuore e l'Inter è di proprietà cinese, come si sta comportando questa proprietà? Beh, grazie di averlo ricordato, sono felicissimo, ho esordito da te, il libro è diventato un best seller, sono molto, l'Inter non delude mai da questo punto di vista, ne inventiamo sempre una. E, tra l'altro la proprietà cinese ha il cognome della nostra brava imprenditrice, che fa bene a farsi chiamare all'italiana Zhang, ma credo che sia Zhang, perché lo conosco, me l'ha detto Zhang, uno dei grandi 10 cognomi cinesi. Allora, diciamo che intanto che è la prima volta che una proprietà straniera in Italia di calcio vince, non partecipa ma vince comunque. Credo, anzi so, che hanno avuto grandi difficoltà la casa madre in Cina che hanno ceduto la loro squadra cinese, hanno dovuto di fatto ipotecare la squadra, quindi è un momento drammatico per il calcio, che non c'è solo l'Inter, fanno fatica a capire che il mondo è cambiato e che quindi pensavano di andare avanti come prima tutti quanti. Sai, Lilli, ti informo, non so quanto tu segui queste cose, la nostra ultima, perché l'Inter è una poesia, la Juve è un foglio Excel, e quindi nella nostra poesia futurista è scappato l'allenatore Conte, che ci ha fatto vincere. Confesso che lo credevo più coraggioso.